sia la migliore conclusione della giornata, nel senso che credo che gli interventi che continueranno nel pomeriggio dimostrino una cosa fondamentale che io sostengo da quando sono presidente: se mettessimo solo i numeri faremo forse il lavoro dell'Istat, infatti non diamo solo i numeri. Quindi vi invito a leggere attentamente il rapporto, l'avete sentito da questo inizio di considerazioni. Facciamo degli assessment, facciamo delle analisi, le analisi le rendiamo disponibili ai decisori politici, agli atti di governo, ci impegniamo anche a scriverli meglio in modo tale che siano comprensibili a chi le vuole adottare, come è stato detto. Credo quindi che io sono estremamente orgoglioso di dove siamo arrivati, sono orgoglioso che questo paese si renda conto che deve unire anche altri layer conoscitivi, o meglio altre organizzazioni. Prima parlavamo che non è semplicemente il piano di qualità dell'aria, ma è fondamentalmente anche il monitoraggio e sostanzialmente la previsione, forse anche il preannuncio. Questo si lega ad un evento che in passato non era considerato, che tu hai citato, Giorgio, che sono quelle delle ondate di calore. Sino al 2003 l'Europa non si occupava di ondate di calore. Quando è cominciata a morire un po' di gente, una cinquantina e oltre, in Francia e alcuni in Italia, allora forse partendo da un problema di protezione civile, in quel momento era sostanzialmente organizzare una risposta di protezione civile, è diventato, diciamo, una attività, tra virgolette, ordinaria di valutazione sostanzialmente degli impatti relativamente alla salute in termini più complessivi e più ordinari. Allora credo che questo percorso lo rivendichiamo, lo portiamo avanti, continueremo a portarlo. Abbiamo dato un contributo al Paese di una lettura di alcune delle sue parti più sensibili. Oggi pomeriggio continua, io chiederò a Silvia di coordinare il pomeriggio pienamente e continueremo nell'affrontare, nel fare ulteriori focus, no? Che portano, diciamo, in evidenza il fatto che noi non siamo sterili rapporteur, ma siamo persone che sono dietro ad un numero o dietro alla comune indicatore, ci poniamo anche se abbiamo analizzato bene, se conosciamo quel fenomeno, se possiamo dire in che direzione va quel fenomeno e quale ne è l'evoluzione e quali sono le grandezze che contano su quel fenomeno. A mio tempo, essendo anche un ingegnere come lui, si chiamava analisi dimensionale, cioè voleva dire analizzare un fenomeno, quali fossero gli elementi principali che pesassero su quel fenomeno per caratterizzarlo, rispetto ad una metrica nota di riferimento. Credo che il sistema abbia rappresentato in questi anni, continua a rappresentarlo, e questo rapporto sia l'esemplificazione migliore di tutto questo lavoro. Grazie a voi che siete stati sino ad ora, un'ora di intervallo per pranzo, poi tutti a, se voi volete, ad ascoltare gli interventi dei colleghi. Grazie a tutti di essere qui. Grazie. Grazie.